Le speculazioni sul nuovo possibile gioco di Hideo Kojima e del suo team Kojima Productions erano già nell'aria da diverso tempo, ma la conferma è arrivata poco fa. Sull'account Twitter della Software House, infatti, compare un messaggio volto all'assunzione di figure professionali per il nuovo progetto in sviluppo. Kojima Productions conferma un nuovo progetto in sviluppo e sta cercando i migliori talenti del settore da assumere per lo studio di Tokyo. Per ulteriori informazioni sulle candidature visitate il nostro sito, si legge nel tweet. Un'altra conferma dell'esistenza di questo progetto in cantiere arriva da Ludwig Forssell, compositore e audio director di Kojima Productions. Sul suo account Twitter, il musicista ha pubblicato una foto che vede un'orchestra riunita, commentando il post «Prima registrazione Covid dell'anno, per un progetto non ancora annunciato». Sono molto felice del risultato. Che tipo di gioco sarà questo nuovo progetto non è dato saperlo, ma le supposizioni a riguardo sono così floride da eguagliare persino la fantasia dell'eclettico sviluppatore giapponese. Le più attendibili sono quelle relative ad un gioco horror. Prima che Death Stranding prendesse vita, Kojima ha lavorato a PT, la demo giocabile di quello che sarebbe dovuto essere il reboot di Silent Hill, per cui era stato prodotto anche un concept trailer davvero suggestivo mostrato al Tokyo Game Show del 2014. Non è un mistero poi che l'autore Junji Ito, mangaka di grande successo e autore di cult horror come Uzumaki e Tomie, sia interessato a lavorare con Kojima. L'aveva ribadito nel settembre 2020 in un'intervista a Polygon, raccontando che Kojima aveva contattato il disegnatore per lavorare a Silent Hills, ma il progetto era stato interrotto ancor prima che Ito potesse far parte del team. Se Kojima-san mi contattasse di nuovo, mi piacerebbe tantissimo poter contribuire al massimo delle mie possibilità. Un corteggiamento, quello di Ito, sincero ed entusiasta, che crea dei precedenti che eleggono l'horror come papabile genere per il prossimo progetto. Arrivati a questo punto, però, sappiamo anche che il buon Hideo è un personaggio davvero imprevedibile e la burrascosa rottura con Konami avvenuta nel 2015, che ha portato poi alla creazione dello studio Kojima Productions, ha segnato un momento importante nella carriera del padre di Metal Gear Solid. Death Stranding è la dimostrazione di quanto Kojima sia determinato a perseguire la sua visione artistica, anche se il pubblico non lo comprende o lo ritiene strano. Quel che è certo, quindi, è che a prescindere da qualsiasi speculazione possibile, il prossimo progetto di Kojima non avrà mezze misure. E del resto, noi non ce le aspetteremmo. E voi, lettori di multiplayer, cosa ne pensate? Aprite le scommesse nei commenti e se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale.